Buonasera, si sente? Si sente bene? E voi vi sentite bene, sì? Così, così? No, dai, dovete sentirvi meglio. Ti serve qua un tavolo? Sì, voi. Sì, togliamo. Allora, lo vedete qui accanto a me, Don Nino Brisciandaro, è un biblista esperto quindi nelle sacre scritture, che ci può aiutare e ci deve aiutare e ci aiuterà con molto piacere, giusto? Piacere reciproco. E ci aiuta con grande piacere reciproco, perché prima di essere un esperto è un amico. E sapendo lui cogliere nelle sacre scritture quelli che sono gli elementi essenziali, ci aiuterà in questo lungo percorso di alcuni mesi, ogni ultimo mercoledì del mese, a sviluppare la conoscenza dei 10 comandamenti. Molti di noi si pongono la domanda, ma servono ancora oggi, nel momento in cui sono stati detti, emanati come leggi? Che significato avevano nel momento e nel luogo in cui questi comandamenti sono stati offerti al popolo di Israele? Che significato avevano? E oggi, in un mondo pieno di libertà, stracolmo di desiderio di libertà, valgono ancora? Ci dicono qualche cosa? Ecco, su questo Don Nino ci aiuterà a capire qualcosa in più. Don Nino, grazie. Grazie a te, Don Ignazio, grazie a tutta la comunità per l'invito che mi è stato rivolto. In realtà faremo un percorso insieme, condiviso, quindi il rapporto non è quello dal docente al discente, ci sono altri ambiti, quelli accademici, quelli della scuola di teologia. L'incontro che, ecco, intendo vivere insieme con voi è una conversazione su quelle che sono le dinamiche della nostra fede cristiana. Le 10 parole o i 10 comandamenti saranno una pista tra le tante per tuffarci in questo viaggio che per alcuni è un continuare a camminare, per altri è un riscoprire il cammino cristiano, per altri ancora è un modo per fare una sorta di messa a punto, ecco, della propria vita di fede. E infatti noi non parleremo subito dei 10 comandamenti, faremo un percorso oggi, la prossima volta, introduttivo, proprio per capire quello che è la dinamica della proposta dei 10 comandamenti. Parto subito con alcune premesse. Innanzitutto, ecco, i cristiani non credono in Dio. Voi mi direte, ma come? Sì, i cristiani non credono in Dio. Perché se così fosse, la vita sarebbe contraddistinta da una serie di tasse da pagare alla divinità, dei doveri da assolvere, regole di ingaggio nei confronti di un grande estraneo che sarebbe il loro despota. E quindi, ribadisco, i cristiani non credono in Dio. Noi cristiani, invece, se lo siamo realmente, crediamo in Dio Padre, che è diverso. La nostra vita sarebbe basata su una rinascita dall'alto, perché un padre non sottomette, ma genera, generati nel battesimo, ad essere figli nel Figlio Gesù Cristo. Vedete come la prospettiva cambia. Noi ci relazioniamo non con un Dio, punto, ma con un Dio Padre. E
l'origine di tutta questa esistenza cristiana è il perdono dei peccati, che è il battesimo, che ci fa diventare realmente suoi figli. Abbiamo due tipi di problemi allora. Viviamo in una cultura che ha sviluppato il seme satanico della ribellione, dell'autoaffermazione, risolvendolo in un ateismo che più che rifiuto di Dio è rifiuto dell'autorità. Stiamo stretti quando ci troviamo di fronte a qualcuno che ci indica ciò che dobbiamo fare e ciò che non dobbiamo fare. Questo rifiuto dell'autorità, che poi è rifiuto della paternità. Ecco, dobbiamo, credo, in questi incontri riscoprire il senso autentico della paternità di Dio, attraverso quella che è la nostra esperienza di paternità terrena, cercando di depurarla da quelle che sono le dinamiche che non dicono un'autentica dimensione paterna del vivere da padri. Ben più grave è il falso cristianesimo di molti che si pongono davanti a Dio come sudditi e non come figli. Quindi questi sono i due problemi: questa ribellione, questa repulsione, questo rifiuto dell'autorità, della paternità, e questo essere di fronte a Dio come sudditi, come potremmo dire, per entrare sempre nella dinamica che andremo a sviluppare, come figliastri e non come figli. Ecco, questo secondo caso è più tragico del primo, perché è l'origine del primo. I cristiani sono spesso scivolati nella sudditanza, decadendo dalla loro dignità di figli. È così che, ecco, hanno dimostrato al mondo un cristianesimo sgradevole, opprimente, inaccettabile. Ecco, se ricordate, queste due problematiche sono ravvisabili nella famosa e conosciutissima parabola del padre e dei suoi due figli, comunemente conosciuta come la parabola del figlio prodigo, ma è un modo, questa titolazione, di sottolineare soltanto uno dei due figli. Sarebbe più corretto parlare della parabola del padre e dei suoi due figli, capitolo 15 del Vangelo di Luca. Qui troviamo due figli che non si reputano tali. Uno si perde ribellandosi, chiedendo in anticipo la sua eredità, cosa che, come sapete, non spetta a un figlio prima che il proprio genitore non muoia. È così o no? A meno che un padre decida liberamente di dividere le sue sostanze e di darle ai propri figli. Bene, un figlio si perde allontanandosi da casa, attraverso questa voglia di autonomia, di decidere di se stesso, decidere della sua vita, come gli pare e piace. L'altro figlio pure, ahimè, si perde in casa. Io ho obbedito a tutti i tuoi comandi e tu non hai ammazzato per me un vitello per far festa con i miei amici. Due figli che non vivono correttamente la loro relazione con il padre. Questo capita, ahimè, oggi nel cristianesimo. Chi si rapporta a Dio come un padre padrone, chi si rapporta a un Dio, o meglio, non si rapporta a un Dio perché si allontana di casa, quindi pensa di essere, di bastare se stesso. Bene, noi dovremmo imparare, a
mettere a fuoco questi due falsi atteggiamenti nel nostro rapportarci a Dio Padre. Non a caso Pavel Endokhmov, ecco, diceva: non esistono atei, ma persone che hanno rifiutato un Dio annunciato male. Non esistono atei, ma, ecco, persone che hanno rifiutato un Dio annunciato male. Quando noi preti, noi catechisti, noi operatori pastorali, ecco, annunciamo con la vita, oltre che con le parole, un Dio che è una brutta copia di Dio Padre. Fin qua ci siamo? Chiaro? Bene, in questi primi incontri desidero proprio mettere a fuoco alcune distorsioni, alterazioni del messaggio cristiano e quindi cercare insieme, ecco, di demistificare, di purificare, ecco, queste false, ecco, idee della fede. Intanto sdoganare il cristianesimo dal pantano, ecco, dell'impresentabile, dell'opprimente, per farne emergere la gioiosità, la forza liberante della parola di Dio, delle 10 parole, dei 10 comandamenti, che, come vedremo, sono una bella notizia, sono un Vangelo. Noi siamo abituati a pensare ai 10 comandamenti come un'imposizione dall'alto, come lo Stato che codifica delle leggi, fa una legislazione e i cittadini sono costretti, ecco, obbligati a osservarle. Non è questo il decalogo, no. È la via della libertà. Vedremo. Quindi questi incontri hanno lo scopo di purificare la nostra fede cristiana, capire quali demistificazioni operare nel cuore di ciascuno di noi. Una su tutte, appunto, la rivelazione della paternità di Dio. Questo aspetto dovremmo tenerlo presente in ogni incontro che faremo, quando andremo proprio a scandagliare queste 10 parole, questi 10 comandamenti. Molto più che spiegare il decalogo, ecco, questa rivelazione della paternità di Dio lo rendono seme di una vita che viene dal Padre Celeste e che si incarna in Cristo. Insomma, ritrovare il Padre per vivere la relazione filiale con Dio Padre, appunto, con Lui in Cristo Gesù. Oggigiorno c'è un indebolimento del ruolo del Padre. Ecco, facciamo un'analisi un po' di quella che è la situazione di questi decenni passati. Occorre giungere alla consapevolezza della necessità dell'avvento di una paternità redenta, le cui condizioni sono, ecco, una paternità redenta, una paternità autentica, vera. Quali sono le caratteristiche di questa paternità? Intanto la capacità di generare il figlio lasciandogli il posto. Una paternità che sa interpretare l'autorità come servizio. Pensate, questo è il padre. Un padre è tale quando interpreta la propria autorità come servizio, si mette a servizio dei propri figli, del proprio figlio, gli concede spazio perché possa crescere.
Un padre, seconda caratteristica, testimone, in grado di passare al figlio la vita che lo precede, passare il testimone della vita. Lui, quella vita che ha vissuto, la passa al figlio sotto forma di insegnamenti, attraverso la testimonianza. Quindi in grado di passare al figlio la vita che lo precede per lanciarlo verso la terra che il Signore gli indicherà, verso la terra promessa. Ecco, ciò è molto più importante del fatto di capire il come e il perché dei 10 comandamenti, delle 10 parole. E qual è la sostanza della missione del Padre Redento, di questo Padre Redento? Ecco, pensiamo all'esperienza di San Giuseppe. Quando l'angelo appare in sogno a Giuseppe, che diverrà, come sappiamo, il custode del Redentore, gli dice chiaramente quale sia il suo ruolo. Siamo nel Vangelo di Matteo, capitolo 1, versetto 21. Ella, Maria, darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Tu lo chiamerai Gesù. Dare il nome. Non è un atto banale, eh? Dare il nome. È molto di più. È dire al figlio chi è. Infatti il padre è la sponda oggettiva del figlio, mentre la madre è quella soggettiva. Ma se pensiamo anche alle dinamiche nostre familiari, quando la mamma partorisce, in genere chi va al comune? Il papà. La dimensione, la sponda oggettiva. La madre è la sponda soggettiva. Il padre dà oggettività, ecco, passi il termine, al figlio. Dà il nome. Salmo 2, versetto 7. Annunzierò il decreto del Signore. Egli mi ha detto, tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Ecco, così nel battesimo Gesù riceverà proprio questa parola. Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Ci vuole dunque il Padre che dica, tu sei mio figlio, la voce al cielo, la voce del Padre, tu sei mio figlio. Ci vuole qualcuno che ci dica chi siamo. Ecco, le 10 parole, i 10 comandamenti, sono un percorso per capire chi sono, chi siamo. Questo è il ruolo del Padre, questo è il ruolo del Padre Redento, essere certezza dell'identità che siamo secondo Dio. Dare il nome. Giuseppe assegna il nome che l'angelo gli consegna. Si chiamerà Gesù. Bene. In questo percorso, dunque, alla luce delle 10 parole, dovremmo giungere, il Signore voglia che ciascuno giunga, a riconoscere qual è il nome nascosto da parte di Dio dentro la nostra coscienza, dentro ciascuno di noi. È un percorso che faccio anch'io, insieme. Non è mai sufficiente riscoprire chi siamo dinanzi a Dio. Il nome nascosto. L'Apocalisse, capitolo 2, versetto 17, dice un nome nuovo che nessuno conosce all'infuori di chi lo riceve. E questo ci mette in un rapporto intimo con Dio Padre. Lui ci conosce più di ogni altra persona, più di mia madre e di mio padre, più di me stesso. È Lui che ci rivela chi siamo, la nostra identità. Si dice che si cresce dalla fiducia paterna. Se il padre mi accorda identità, io riesco ad essere. Se me la nega o non me la consegna, allora io me la devo inventare questa identità
non so mai se è veramente autentica la mia identità, perché non ho un padre che mi attesta chi sono. Alla fine del percorso il Signore davvero voglia farci scoprire o riscoprire la bellezza che è in noi, il nome nuovo, la identità nobile, sublime di essere figli suoi. Ecco, questo è il percorso, la riscoperta della nostra identità filiale, la bellezza di essere figli, figli di Dio Padre. E questo nel percorso esistenziale, di fede, ecco, almeno una volta ciascuno di noi credo che abbia provato questa nostalgia del Padre. O no? Del Padre autentico, eh? Ecco, questa nostalgia del Padre è tuttora sentita un po' dalla gran parte dei fedeli. È un dato di fatto. Oggi in Europa il Padre è morto, non lo dico io, lo dicono i sociologi, lo dicono i filosofi, una figura che si è fatta via via evanescente, sempre meno incisiva nella vita dei figli, tanto da scomparire, ahimè. Qual è la conseguenza? L'avvento di un uomo che non è più costretto a rinunciare, né sa fare, e per il quale la società diventa nient'altro che un mezzo per perseguire i propri fini individuali, senza più sottostare ad alcun divieto. Un padre è dimenticato. Alla fine degli anni 60, faccio un excursus, Jacques Lacan parlava appunto di evaporazione del padre. Prima degli anni 68, siamo nel 68, molti di voi l'hanno vissuto il 68, prima del 68 il ruolo del padre era ancora riconosciuto e stimato. Il 68 diventa, ecco, questa cesura, questa linea che decreta un prima e un poi. Dopo il 68 ha inizio il tempo della contestazione, e questa viene attestata da una serie di pubblicazioni di quegli anni. Alcuni titoli di testi ve li indico: La rivolta contro il padre, 1968. L'esito finale di questo periodo drammatico è Una critica violenta. Altri titoli: La morte del padre, 1969. Verso una società senza padre, 1970. Il padre dimenticato, 1978. E il risultato di questa situazione drammatica è una serie di slogan: vietato vietare, tutto è possibile, la famiglia crea, ecco, un certo imbarazzo, viene vista come una camera a gas per i figli, la scuola una caserma, il lavoro alienazione, la legge uno strumento di sopraffazione da cui liberarsi in fretta. Ecco, il simbolo di questo clima culturale, non so se, ecco, lo ricordate, io me lo ricordo, è il video della canzone dei Pink Floyd, Another Brick in the Wall, chi se lo ricorda? 1979. Non ve lo ricordate? Andate su internet, vedete, tra l'altro anche una bella canzone. Bene, qui la scuola è presentata come un sistema repressivo, omologante, un vero e proprio tritacarne, dove gli studenti non possono che gridare,
una traduzione così al volo, non abbiamo bisogno di educazione, cito la canzone, non abbiamo bisogno di controllo del pensiero. Professore, lascia in pace i ragazzi. Ecco, questo è il clima. Questo proiettatelo un po' nel rapporto con Dio. Un disastro. Ecco, l'inizio del nuovo millennio sembra segnato proprio da una nuova presa di coscienza. La scomparsa del padre è avvertita come una tragedia, sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista familiare. Ecco, la società si rifà piuttosto al principio materno, ricordate, il rapporto soggettivo con il bimbo. Invece il padre, rapporto oggettivo, dare il nome, dare identità. Bene, la società in questo ultimo periodo si è rifatta al principio materno, nel quale tutto è permesso, dove manca la sana paternità, che è memoria vivente del limite, dei confini. Se la madre è in grado di trasformare l'embrione in un bambino, solo un padre può trasformare il bambino in una persona adulta. Il pericolo a cui siamo esposti è quello di formare eterni adolescenti, privi di un padre sufficientemente autorevole, che li abbia aiutati a diventare se stessi, quel nome nuovo di cui parlavo. Per questo restano permanentemente figli cronici, accuditi e soddisfatti nei bisogni del grande matriarcato, dell'assistenzialismo, ecco, vittime di una morale da schiavi da cui non trovano motivo per liberarsi. Quindi una società senza padri e senza figli. Al limite si può accettare, perdonatemi il riferimento, un grande fratello, che però non abbia alcuna caratteristica che richiami lontanamente l'autorità paterna. Siamo tutti fratelli, non ci sono ruoli, padre, figli, il livello, tutti uguali. Ecco, i nuovi padri sembra abbiano abdicato alla loro autorità favorendo la parità dei ruoli. Un pericoloso e infruttuoso rapporto amicale con i propri figli, imprigionati essi stessi in una dimensione di, attenti a questa espressione che non è mia, di adultescenza. È una crasi tra adulto e adolescenza. È proprio di chi entra nello stato adulto, ma con la mentalità di un adolescente, senza rinunciare del tutto al suo essere adolescente, eterni adolescenti. Quanti padri sono eterni adolescenti? Ci sono degli insegnanti, il rapporto con le famiglie, com'è cambiato rispetto a prima? Prima i genitori, quando i bimbi tornavano a casa rimproverati con un voto cattivo, avevano il resto. Mo, quando i figli vanno a casa e hanno un cattivo voto, sono i professori che hanno le batoste. Vedete com'è cambiato? Ecco, un esempio, faccio ancora un riferimento al mondo della musica. Il celebre cantautore Giorgio Gaber, in un brano del 1978, andatelo ad ascoltare, "I padri miei, i padri tuoi", ecco, sintetizza molto bene, con un certo sarcasmo, questa evanescenza dei padri di quegli anni. Capite bene, dunque, in questo scenario, che ogni tentativo di autorevolezza che parte dal padre viene valutato come autoritarismo. Il richiamo alla ragionevolezza come impedimento alla propria creatività. Le regole, la disciplina come castrazione della libertà, il divieto come
un insensato e barbaro comando. La distanza posta tra padre e figlio come sopruso all'uguaglianza tra esseri umani, imbarazzati a mostrare la loro autorevolezza. È così allora che i padri pongono regole, ma concedono tutte le eccezioni possibili. Rimproverano, ma senza essere convincenti. Viene meno quella figura decisiva che accompagna ogni persona sin dalla nascita verso una vita adulta. E quindi ci si ritrova soli e smarriti. Emerge una verità importante, che siamo tutti e solo fratelli, ecco, un grande fratello. Sì, fratelli, ma orfani. Orfani. Non abbiamo un punto di riferimento, un padre. Un io orfano, questo è l'uomo contemporaneo. E noi lo percepiamo in ogni dove, nelle relazioni. Afferma Christopher Lask, definendo proprio la realtà dell'uomo contemporaneo come quella di un io minimo. Un io minimo, non un vero io, un'identità. I giovani europei stanno pagando le conseguenze di decenni di società senza padri, vittime di un certo spontaneismo, sentimentalismo, si scoprono sempre più disorientati e, ahimè, paradossalmente, questo essere disorientati li porta a sentire il bisogno di avere dei punti di riferimento. Ecco, qui nasce poi l'esigenza di rispondere a questo bisogno naturale di avere un padre, di avere dei limiti, dei confini, qualcuno che ci dica chi siamo. Ecco, il giovane di oggi, solo e senza punti di riferimento, si ritrova di fronte a situazioni sempre più complesse, ma privo di quegli strumenti indispensabili per affrontare la vita. Si trova privo di riferimenti quali un tempo erano la famiglia, la scuola, lo Stato, la Chiesa. Punti di riferimento che oggigiorno, ahimè, non ci sono più. Benedetto XVI diceva, ecco, il relativismo imperante, tutto è relativo, tutto. Anche nella comunità cristiana emerge un modello autoritativo dove l'autorità è evanescente, purtroppo. Si rischia di produrre anche nella Chiesa un popolo di orfani. E da qui la nostalgia del padre. Di fronte a questo quadro aumenta il desiderio di paternità e la conseguente ricerca della sua presenza educativa. Uno psicoterapeuta, Massimo Recalcati, dopo lunghi anni di ascolto e di analisi dei pazienti, ecco, giunge ad intuire questa nostalgia della figura paterna, capace di indicare il senso del limite e di proporre la legge come possibilità di crescita. È uno psicoterapeuta, E noi nella Bibbia queste realtà, queste dinamiche ce le abbiamo già da almeno 3.000 anni. Il Decalogo, le 10 parole sono le parole della libertà per il popolo di Israele. E Dio, vedremo, dona queste 10 parole, le pronuncia, poi le scrive, dopo aver liberato il popolo dalla schiavitù dell'Egitto. Vedremo. E diceva un
esegeta, è più facile, è stato più facile per Dio liberare Israele dall'Egitto che liberare l'Egitto dalla testa del popolo di Israele, che con le sue mormorazioni avrebbe voluto tornare ad essere schiavo in Egitto. Quindi la legge, la regola, il limite, a differenza di quanto potrebbe apparire, non rappresentano un ostacolo ai desideri più profondi che abitano il cuore dell'uomo, ma ne costituiscono al contrario la condizione essenziale perché questi desideri siano poi realizzati. La legge, la regola. In un mondo senza legge, senza limiti, il desiderio non si può esprimere e nemmeno generare. Desiderio inteso come capacità di concentrarsi su qualcosa di specifico, di originale, di unico, di concreto, che permette una felicità, una realizzazione piena e che permette di rinunciare a molte altre cose che potrebbero distogliere dal perseguire quel desiderio profondo che abita nell'uomo. Ecco, il desiderio ha modo di realizzarsi in un contesto dove ci sono regole. Dove non ci sono regole, dove tutte le possibilità sono perseguibili, non abbiamo neanche modo di maturare un desiderio. Mi seguite? Chiaro? Altri 10 minuti e ho finito. È solo la regola, allora, che con la sua disciplina permette di realizzare quel desiderio, senza che questo venga inghiottito nelle mille possibilità della vita. Per desiderare, dunque, è necessaria la legge. E la legge ha bisogno, necessita di un interprete, di una figura di mediazione. E qual è questo interprete? Qual è questa figura di mediazione? Il padre, che educa limitando. Perché sa che il limite rappresenta un'occasione di crescita per il figlio. Ecco, nella nostra realtà ecclesiale emerge proprio questa nostalgia paterna che permette a noi di accostarci ai 10 comandamenti, ma a qualunque testo della scrittura, proprio con questa capacità di rispondere a quella nostalgia del padre che dentro di noi alberga. Un padre capace di generare il figlio facendogli spazio, un padre che sa interpretare l'autorità come servizio, così come dicevo all'inizio, un padre testimone in grado di trasmettere al figlio la vita che lo precede per aiutarlo a prendere il largo verso la terra che il Signore gli indicherà. Ecco queste 3 caratteristiche della paternità. La generatività. La madre genera il figlio dal suo grembo, ma è il padre chiamato a farlo diventare figlio, facendogli spazio, manifestando quel movimento profondo di ogni forma d'amore che acquista una centralità tutta particolare nel rapporto d'amore paterno. Un padre che sa fare spazio al figlio. Ecco, il padre che
riesce a capire quando è il momento di fare un passo indietro, permettendo al figlio di essere generato la vita. E questo richiede, da parte del padre, vigilanza e vicinanza. Il fine di ogni paternità non può essere quello di annullare la libertà del figlio, ma al contrario, fare di tutto perché esso, il figlio, possa, ecco, crescere nella libertà. Si tratta che il padre muoia se stesso, rinunci ad essere indispensabile per il figlio in vista della sua realizzazione come uomo. Ecco, un padre che vive la dinamica battesimale di morire a se stesso pur di permettere al figlio di crescere libero. Questo è il padre che genera il figlio. Seconda caratteristica, un padre capace di vivere l'autorità come servizio. Ogni paternità cristiana conosce bene la lezione di Gesù. Il figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Solo se il padre ha la pazienza e la sapienza di costruire un'armonia tra il farsi vicino e il lasciare spazio all'altro, ogni figlio potrà crescere in un modo sano. Questa è l'autorità intesa come servizio. Non a caso, ecco, il Sommo Pontefice, il Santo Padre, il Papa, tra i tanti titoli che ha, ce n'è uno, quello di essere Servus Servorum Dei, servo dei servi di Dio. Ed è la massima autorità nella Chiesa, ma intesa come servizio. Gesù, il figlio dell'uomo, è venuto non per farsi servire, ma per servire e dare la vita. Il servizio inteso proprio come una incarnazione, incarnazione dell'amore, tant'è che, ecco, il servizio può essere inteso come sinonimo di morire, dare la vita. È venuto non per essere servito, ma per servire e dare la vita, che è la massima espressione dell'amore di Gesù. E li amò sino alla fine. Così San Paolo, se ricordate, capitolo 5 della lettera ai Galati, al versetto 13, ci ricorda questa vocazione primaria di ogni battezzato. Fratelli, dice, siete stati chiamati alla libertà. La libertà è la prima vocazione che il Signore dona, chiama ciascuno di noi ad essere liberi, purché questa non diventi un pretesto per fare le opere della carne, ma ecco la libertà cristiana. Siate a servizio gli uni degli altri nella carità. La prima chiamata non è all'amore, è alla libertà. Se non c'è libertà non c'è amore. E proiettando indietro questa definizione di libertà cristiana, constatiamo come anche il popolo di Israele è stato chiamato dalla schiavitù alla libertà. Ma la libertà per il popolo di Israele era intesa come, ed è questa la motivazione, vedremo, che spingerà il faraone a permettere che il popolo lasci l'Egitto, perché vada nel deserto a servire il loro Dio. Questa è la motivazione che permette al popolo di uscire libero dalla schiavitù dell'Egitto, dal paese d'Egitto. Il servizio inteso come libertà. Tant'è che potremmo, ecco, parafrasare senza sbagliare,
popolo il passaggio dalla schiavitù al servizio, dalla schiavitù alla libertà. Questa è la libertà cristiana. E quindi l'autorità del Padre si manifesta nel suo essere a servizio del Figlio. Terza peculiarità, e finisco, è quella di un padre capace di testimoniare il proprio percorso di vita da figlio al figlio. I sentieri scelti, quelli abbandonati, le cadute, le modalità, il coraggio con cui si è rialzati dalla caduta. Non può essere autorevole un padre incapace di testimoniare personalmente la bontà e la verità dei limiti, delle regole che propone. Il padre è chiamato a raccontare al figlio che la vita è bella ed è possibile viverla con passione fino in fondo, affrontando ogni imprevisto non come un ostacolo, ma come un'opportunità. Essere padre non può limitarsi a consegnare al figlio il testimone, come avviene alle Olimpiadi durante la staffetta del 4%, quando, e questo è il timer, così non sforo il tempo finito, quando l'atleta che sta concludendo la sua porzione di gara passa la fiaccola al compagno di squadra. Non è questo il passare il testimone. C'è un'altra immagine molto bella, altamente simbolica, più efficace nel narrare il senso profondo della paternità, è questo essere un passatore di vita, secondo questa bellissima espressione di Xavier Lacroix. Sarebbe la bella immagine di un padre che consegna la fiaccola del senso della vita al figlio e continua a correre al suo fianco tutto il tempo della sua esistenza. Diventa un passatore perché vive nella propria carne la vita che consegna. Un cristoforo animato dalla stessa fonte di energia, dalla stessa vita originaria. Il padre diventa memoria della sorgente e nello stesso tempo custode della profezia di felicità che attrae il figlio verso la terra promessa. Ecco, il cammino delle 10 parole fa riscoprire proprio questa paternità di Dio, un padre ritrovato attraverso il decalogo. Mi fermo qua, altrimenti vi annoiate. Sente? Sì. Donino, grazie. Mi auguro che, è certo, non me lo auguro, è un dato di fatto che quanto ha detto Donino è stato compreso ed è stato inteso nella sua giusta dimensione di percorso, di griglia attraverso la quale poter poi comprendere il significato e la portata di questo chiavistello, di queste chiavi che ci permetteranno di attraversare porte, cancelli nei quali noi ci siamo chiusi e che il Signore vuole che attraversiamo per raggiungere la libertà dei figli di Dio. Grazie a voi, ci sentiamo e ci vediamo l'ultimo mercoledì del mese. Buona serata.